Non poi lancio GP, poi Flash Ignite, bello agro. Manco a Napoli, capito? Vabbè, magari mo uno esce, dice l'ho trovata, gliela ridà il coso, la palestra, non so, però vediamo. Boh, mi spiace. Madonna, come cazzo si muove sta Jinx? Vabbè, andiamo un 3, dai, sti cazzi. Andiamo un 3. Nice try. Ma Dinga giungla è qualcosa di fattibile? La Lisa! Lisa! Toscana? La Lisa. 100-100 Toscana. 100-100. Lisa, nome da Toscani Fracichi. Voi che dite? Non credo funziona così, sono di Napoli, sarà già stato sciolto. Che culo. Ma che fa Dingar? What the fuck? Ma che cazzo sta succedendo? Ma? Una risa di qui ultimamente. Magari lei gioca pure a LOL. Toscana Fragica, bro. Gioca pure a LOL 100-100. Poi vai, si sa di Toscane, mate. Famose per la bistecca, eh. Quella che prendono. È una mezza tossica. Alla Napoli, mo cozze. Gioca a poker almeno? I'll carve my name into their bones. An enemy has been slain. Ok. Manco studia. E che cazzo è una... Ha iniziato top in teoria jungle, però. Che cazzo, non fa niente. Manda i messaggi alle 4 di notte. Mamma mia. Mamma mia. E Risa che gli frega. Butta via, butta via. Piate questo, piate. Piate questo. Via. Regaliamo. E lo struscio. Buonasera, ragazzi. Comunque volevo aprire uno stagio dopo quanto ne siamo di più. Io ho questa cosa che quando sono rapato, ma proprio tanto non mi fa schifo più niente. Come se mi si passasse il mio senso di disgusto. Forse sono francese. In che senso, Manu? Cioè, secondo me, l'intimità, il qualcosa che fa schifo nell'intimità, è molto da rapportare. Sono stato in Francia e non ho queste pulsioni. Sono morti tutti. Perché secondo me, tipo, a livello sessuale, l'umano è predisposto a fare qualsiasi cosa. Capito? Cioè, a livello sessuale, l'essere umano, secondo me, ha una predisposizione a fare qualsiasi cosa. Poi sono stati vari blocchi, la società, che te fanno bla bla bla. Ma se noi fossimo tutti istintivi, mate, stupreremmo la gente H24. Il più debole sarebbe H24 stuprato. Cioè... mani basse. Mo' perché noi siamo civilizzati. Ma se non fossimo civilizzati 100%. Come in carcere. Freud ha detto prima di te, me sa. Vabbè, Freud è morto.
Io sono vivo, quindi quello che dico io conta un po' di più. Ma sono tante cose dell'essere umano, ragazzi, che sono strane, eh. Tante cose su me sono un po' strane da spiegare. Siamo fatti tutti alla stessa maniera, eppure ognuno ha il suo fisico e la sua mente che reagiscono in maniere diverse. Come cazzo è possibile? E siamo fatti tutti uguali. Cioè, è possibile che tipo un'ambientazione, una situazione possa cambiare così tanto radicalmente la natura dell'essere umano? Cioè, vuol dire che si possono fare tantissime altre cose, cioè. È una cosa pazzesca. Cioè, tu insegni a un bambino di 5 anni un metodo di studio, quello diventa un genio. Cioè, capito? Cioè, come se in realtà tu genio non ci diventi perché sei bravo, ma perché già da piccolo ti hanno messo su quella via. Capito? Signor Akim, tier 1, 34 mesi. Grazie mille del supporto e benvenuto nei cani cani. Signor Akim, welcome back. Che fa, Dingar? Io c'ho la ulti, guardiamo qualche volta la mappa. Bella, Dedone, come va, mate? Come stas il mio Dedes? Bravo Chuck comunque, molto bravo, concordo. Oh, questa che fa? Ma che fa? Ma che fa Fiora? Ma è stupida? Boh. Boh, Fiora. Andiamo di tapi contro quel team. Dani, male male, ma piano piano leggermente meglio. We gonna fight, bro. We gonna fight, come on. Tabby, possiamo fare. Boh, sì, tabby, tabby, facciamo tabby. Dai, Dedone. So che sei un bel padre, tu, mate. Se smettessi di gamblare un po' di meno su Metin 2 sarebbe meglio. 4-1, bravo Chuck. Comunque dovrei fare la clip del game di Mordekaiser dove faccio quell'1v3. Quella va su TikTok e Instagram, YouTube. Facciamo tutta un'orizzontalizzazione, una verticalizzazione, mamma mia, stupramo. Infatti dopo me la vado a prendere. Era dell'altro ieri il game, perché avevo contro Fragola, vero? Sì. Yoho. Ward, ward prendere quel mio. Buono. Stanno morendo un po' tutti però nel team, eh. Siamo attenti perché lei è vero che è blind, però non abbiamo skill e niente. Non c'ho manco vision per Lee Sin, che se ci ganka è un bel problema. Ok, andiamo un po' deep qua. No word. Vuoi sentire la comica del mio esame di mercoledì? Del mio esame di mercoledì? Quello l'altro ieri? Dimmi, dimmi. Andata male, dici? Andata un po' così, andata, raga. Ho un po' trollato. Buono, un po' di minion in più. Lee Sin è morto, possiamo fare un po' di pressione in più. Cane, bella, Roscione. Close, eh? Close, eh? Ma ragazzi, ma poi non so mo che, ma sta girando un video, mi hanno detto su TikTok, una in discoteca.
Mo, qualcuno sa qualcosa in chat? Qualcuno in chat sa qualcosa? No. Ma che mette l'altro qua questo? Ma dimmi te. Raghè? Sam scrive un poema, raghè? È tua madre, bro, quindi tu hai visto il video. Che cosa fa? Lisa! Lisa, ma ci sei? Vuoi fare due Q dopo, Lisa? Ho visto solo l'anteprima. Ma pure ho visto tipo un video di 3 secondi con ah, tipo in discoteca. Che cazzo è successo? Sta su scuola in discoteca davanti a tutti? Appena scopata così tanto scalpore. Boh! Porca troia! Giorno, signor Lolo. Via, via, via la seta sogno. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Oh, ma pazza! Non ci provo mai più, eh! Dovrei wardare adesso sicuramente. Che bello quando critta GP, madonna mia. Disin mid, non guardiamo. Mo leggo raga, eh. Ma ha distrutto Fiora. Comunque andiamo di Mortal Mandermo. Ma chi ha fischiato Fiora? Ma è pazza. E mo è troppo lungo per leggere, raga. Se me lo riscrivi dopo appena finisco il game sarebbe meglio. Cioè in realtà non so se effettivamente ben fatto, ma sembrava pratica. Lei sembrava pratica, dici? Allora, già nel senso che ho fatto esame con l'assistente ho preso 23, ma l'ho visto solo dopo. Quindi mi ha mandato dalla prof che manco mi sono sudato e mi fa la prima parte ma di no, lei ci vuole fare con la laurea, ma se la rende così ed io manco rispondo perché te devo di. Vabbè, secondo lei non mi fregava nulla. Comunque mi fa la domanda e dopo poco ci sto riflettendo inconcepibile non sapere queste cose. Infaticito o manco l'omicidio più comune? Vabbè, sta di fatto che mi fa la prima volta che dall'esame a posto, torni a febbraio e mi ha bocciato da un mese di partenza. Assurdo. What? Ed è possibile sta cosa? Ciao, Potego. Vabbè, quella è una tiltata, raga, quella. Ma ti fa conoscere meglio, una bella batosta, vedi com'è più serena poi. Cioè penso io, raga. Dammi nome e cognome da assistente. Fa una bella scopata che sembra un po' tirtata. Ci penso io. E il Salvatore. Certo che è possibile, cane. Allora, per favore, fatemela conoscere a me sta signorina. Che, secondo me, è quando una donna, ragazzi, è molto nevrotica, è perché o non vanno bene le cose con il ragazzo, o scopa poco. Cioè, quello, ragazzi, ormai sono fatte così, le donne è tutto così. È così. O se no pensano tipo, mi va tutto male nella vita, è sempre colpa mia, eppure. Mai che dico, è colpa mia, sto sbagliando io, magari sta andando tutto male perché porco Dio non so fare niente. No! No! Vaffanculo, mamma! Visto che l'hanno legalizzato, almeno donno. Madonna, metti, sono solo. Ma hai visto che hanno fatto su Instagram, mamma? Tocca che lo fai pure te. Sostanzialmente adesso puoi mettere foto con le tette fuori. Su Instagram. Guarda. Aspetta, te faccio vedere. Hanno dato l'autorizzazione. Sì, dimmi te se secondo te è una cosa. Come cazzo si chiamava quella? La Eva Santa, chat, qualcuno se lo ricorda? Porca madosca. Eva Minta, guarda. Guarda, scorri pure giù, giusto, giusto. Vabbè, in trasparenza. Aspetta, guarda che paio di tette. Vabbè, non è che troppo vedi. Sì, beh, come se fosse. Madonna. Dobbiamo fare l'Herald. Che schifo, però. Un bel troglione,
tutte rifatte, so, ecco perché hai detto non mostro. Dici che è rifatta? Parecchio. Però come sono belle tonde, dai, su, fai Dai. peso. No, non dici. Allora, una parola per definire queste ragazze. Una parola per definire queste Secondo me, cioè, attirare l'attenzione in questo modo non lo trovo molto fine, poi per carità. ragazze. Beh, anche perché poi dicono, perché cioè, mi fidanzo solo con casi umani che vogliono scoparmi? Questo è quello che trasmetti, no? Ma se tu puoi offrire solo quello, che vuoi che fa un maschio con te? Puoi offrire solo quello? Che devi fare una battuta? Non l'ho capita. Porco Dio. Ciao, mi. Fai come te pare. Basta che non parli. Molto bot, non credo. C'ho il grido della ulti. Ciao, Joseph. Palestra andata benissimo. Purtroppo mi sono perso la collanina in palestra. Ho ritrovato solo due pezzi dei tre. Più la collana e. Allaghi, una collanina che portavo da non so quanto tempo. Purtroppo. Sa, so fregata. Fiora qua. Però sono andato molto bene. E vabbè, gabotto, amen. Mi ci sono rimasto un po' male, non tanto per Cosmo, perché era più una cosa che c'avevo da quando ero bambino. Fa niente. Non posso controllarlo, amen. Potrò stare più attento io, basta. Pazzo questo. Mamma mia. Oh, Lisa! Oddio, Lisa è pazza! Ma non mi risponde neanche, Lisa! Capito, cos'è? Pazzesco. Ma perché era leggermente aperta, cioè sarà... Non lo so. Ciao Ray. Alle 5 un giro? Madonna. Tutto bene, come stai? È il GP pazzo, bro. Magari la trovi, chi lo sa, bro? Sì, chi lo sa. Ma Eva gli ha risposto? No, ragazzi. Eva purtroppo non ci ha risposto. Lisa era aperta? Ma Lisa non mi risponde. Lisa. 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 Quindi nulla, Dani, partecipato a 20 giorni d'esame, molto veloce, spero di recuperare. Dai, non fa niente, raga, su. Andrà meglio la prossima, magari invece di 20 riprendi proprio di partenza, prendi proprio 30 solido. Però mi spiace che ci stanno queste persone tipo che insegnano, cioè ti fanno veramente magari passare la voglia di fare le cose fatte bene. Che fa, sei stupido. Chiedo già questo. Non capisco perché siamo così sprettati comunque con i teammates. Boh, vabbè. Dopo i messaggi che mi hai mandato sto un po' meglio. Dai, Ray, dai. Dai, Ray. Intanto provo a mandare un'email a quello che vorrei come relatore. Ma se voi lo faccio io il relatore, raga, per me non c'è problema. Lisa era aperta. Ora apriamo noi, Lisa. Non vuole fare 2Q. Cioè, ma gli ho chiesto 2Q, mica gli ho chiesto di mandarmi una foto del culo. Boh, porco dici, ma la gente è pazza. Ma la gente sa che è tutto. Via, via, brava Fiora. Prowler? Ma Lisa chi? Lisa, la Lisa, la Lisa, la Lisa. Ragazzi, ieri per memare, ero andato in chat della Viga, ero in call con un amico, e gli ho detto, guarda, metti, ora ti faccio vedere come si fa. Allora, che ho fatto il Top King? Ha droppato 5 sub alla Viga. E poi gli ho scritto, ehi Ludo, ci andrebbe di prendere un po' di Schweppes solo io e te? Lei mi ha risposto, ciao cane, non mi piace la Schweppes. Che simp, mi fai schifo. Simper bastardo. Ma ragazzi, ma se devo simpare, certo non mi metto ad una sub, madonna. È già tua, vedrai, vedrai. Oh, stupidino. Vabbè. Non era bocciatura, cioè non sapevo nulla. Sono
Ci sta se non stavessi avuto male. Alcuni momenti di ripartenza, un po' di cose, ma stasera la mancanza di rispetto. Infatti è stata soprattutto la mancanza di rispetto da quella, bro. Stai tranquilla, raga. Ci sta che stai nervosa. Però tanto essere nervosi in sto momento non ti aiuta a niente. Siamo d'accordo? Regalo. Devo entrare prima che entrino gli altri per salutare. Enzo! Ma che? Ciao, bello. Non gli piace la bionda offerta a te, ma non ha detto che non vuole il cazzo. Sembra un po' strana sta cosa. Stasera altri 5 sabbie e poi un'altra cosa. No, basta, basta. Sigma mentality. Ma che, tra l'altro, la viga gli ho pure scritto una cosa. Io non so perché, ma quando ci sono tipo problemi di streamer, cioè a livello di streaming, io l'ho già passato tutti questi problemi di streaming. Io stimo da 8 anni. Sono uno degli streamer più duraturi che c'è mai stato su Twitch Italia. Veramente, 8 anni che streamo, eh. Cioè, sono un casino. Saranno in 10-15 che streamano da 8 anni su Twitch Italia. Io sono uno di quelli. E quando ci sono magari persone che hanno problemi con la streaming, che pensano di non riuscire più a streamare o cose tipo, io le ho già passate tutte. Quindi so come poter aiutare una persona. Tra l'altro, lei ha fatto tipo una storia. Sto guardando appunto sta cosa, ma gli avevo risposto pure un'altra persona, ma non mi ricordo chi fosse. GG. Comunque alla fine simpatico, se non fosse per quello quando qualcosa c'è sotto non mi vede. Ma chi? Oh, Enzo! One let it go! Grazie per il supporto, one let it go e benvenuto nelle gagne di cane, sir. Welcome back. Benvenuto nelle cagne di cane. Welcome back, sir. Confermano alle 16. Me ne faccio un'altra, va? Via. Fammi in tempo, dai. Boh. Ne famo un'altra? Grazie ai 22 mesi, benvenuto ai cani, sir. Welcome back. Non mi hanno fatto svegliare niente.